Il Pescara fa le prove generali in vista della partita della prima di ritorno di sabato prossimo contro il Foggia. All'Adriatico Cornacchia contro il Lugano, battuto per 3-1. Zeman schiera dal primo minuto una squadra che somiglia a quella che sarà in campo allo Zaccheria, con Fiorillo tra i pali, Zampano, Coda, Perrotta e Mazzotta in difesa, mediana con Valzania, Proietti e Brugman, davanti Baez e Mancuso ai lati di Pettinari. Tra gli svizzeri del patrone Renzetti fa ripuntati su Davide Mariani, in campo nei primi 45 minuti, che è oggetto del desiderio del patrono Sebastiani. Pescara vicino al gol subito con Pettinari. Al quarto d'ora Fiorillo rimedia ad un suo errore e blocca sulla linea di porta. E al 19° il Pescara trova il vantaggio. Lesto Jaime Baez ad approfittare di una respinta della difesa elvetica dopo un'azione ben costruita da Proietti e Mancuso. Nella ripresa il Lugano cambia tutti gli effettivi, Zeman ne sostituisce 9 su 11, c'è l'esordio di Gravion, ma a diventare protagonista è uno dei due superstiti del primo tempo, Mancuso, che con un bel diagonale batte da Costa al 7° della ripresa. Il Lugano dimezza le distanze al 27° grazie all'assolo dell'ex Chieti Jonathan Sabatini, ma a chiudere la contesa ci pensa ancora Mancuso, che sfrutta alla perfezione un delizioso invito di Del Sole. Un buon galoppo per i biancazzurri, ma da sabato si torna a fare sul serio.